Carissimi amici, all'interno di questa serra potrei dirvi sono venuto a trovare, questa è la serra di... Ma invece, tutto ciò è mio. Quindi in questo video vi parlo di come è possibile questa cosa. Prima di cominciare però voglio farvi un piccolo tour per farvi vedere cosa c'è qui dentro e spiegarvi a che cosa mi servirà. L'unica reale vera verità è che mi serviva un posto dove mettere tutte le piantine che avevo a casa in semenzaio, che in semenzaio non entravano più. Essendo cresciute e l'ho travasate, e da vaso in vasetto in vasattolo sono diventate sempre più grandi e quindi eccole qua dietro di me tutte le mie piantine. Non sono ancora tutte, alcune stanno lì sul tavolo che devo ancora trapiantare e molte altre verranno con semine e travasi vari, quindi un po' tutta questa serra in realtà verrà adibita a zona nursery per le piantine, perché sì, ne ho seriamente bisogno. Ed eccoci qua al tavolo dove opero le piantine e le travaso da alveolo a vasetti oppure le semino, che mi serve da laboratorio per creare le piantine che avete appena visto che stanno qua dentro crescendo. Fino ad adesso ho fatto tutto a casina mia, è diventato un vero e proprio casino totale, per cui avere un luogo adibito a questo dove posso stoccare il terriccio e tenerlo tutto insieme, avere questa zona molto vicina alle piantine dove non devo andarle a portare fuori e dentro 600.000 volte, mi è veramente molto utile. In più anche questa zona è abbastanza temperata e calda, il tavolo in questo momento è caldo, è un tavolo d'acciaio di quelli industriali da cucine, che è vecchio, vecchissimo, però è proprio adatto a queste cose perché poi viene pulito molto facilmente, lo posso lavare con l'acqua e non me ne frega una pippa. È spazioso, sotto anche un ripiano per metterci le cose, quindi sì, è tutto qui. Ah, in questo angolo, forse non lo so se lo vedete dall'inquadratura, ma qua ci sta il quadro elettrico, dove ci stanno un po' di interruttori vari, queste due prese industriali con la 380 e la 220, e qua sotto ci sta pure una presa di servizio che posso accendere o spengere a mio piacimento. Quindi anche qua dentro, se avrò bisogno, avrò degli attrezzi elettrici o non lo so. Ah, e in più qui c'è anche l'interruttore per accendere e spengere la luce che illumina il dentro della serra. In realtà non è niente di che, è una plafoniera con due neon che presto sostituirò con dei LED, perché no, chi li usa più i neon ormai? Quel microscopico lavatoio lì dietro mi servirà da piccolo lavandino. È veramente una roba irrisoria, ma devo ancora trovare il modo di far entrare dell'acqua qua dentro. Tirerò un tubo dall'impianto di irrigazione fino a qua per poi creare un tubetto di scarico che mi vada a finire in una fossa di qualche genere. Ovviamente non vado a usare il detersivo qua, mi servirà giusto per sciacquarmi le mani dal terriccio al massimo, o per... basta, perché... che ci devo fare qui dentro, non è che mi ci metta a lavare piatti. E probabilmente ci attaccherò due rubinetti, uno che va direttamente nel lavandino e un altro rubinetto al quale posso attaccare la gomma dell'acqua per annaffiare tutte le piantine che stanno qua dentro. Più che altro mi serve a questo, poi il lavandino è corredo in più, che se devo sciacquare qualcosa con l'acqua velocemente o appunto sciacquarmi le mani, fa comodo. Non so se state notando che sul pavimento c'è il telo antialga appacciamante intrecciato in plastica. È abbastanza bruttino a vedersi così e sto valutando se tenerlo così oppure coprirlo con del ghiaino. Se mettessi del ghiaino sarebbe decisamente molto meglio. Il problema è che così è più comodo, nel senso che è un pavimento piatto. Anche ieri, per spostare quel carrello che ci sono tutte le piantine sopra, il carrello avendo le ruote sul pari, sul liscio, ci si muove molto meglio. Invece se mettessi del ghiaino avrebbe sicuramente molte più difficoltà. È chiaro che non lo sposto molto perché pesa tantissimo e rischio di far cadere tutto, quindi non è che lo sposto ogni giorno, però in caso uno ne avesse bisogno, un pavimento piatto, piano, è molto più comodo. Però non lo so, a me piacerebbe molto di più che ci fosse il ghiaino a terra, perché fosse anche bello ed accogliente magari per quando ci sarà un punto vendita qua dentro. Già, esattamente, proprio per quello.
Per quanto riguarda le dimensioni, non è niente di che, sono all'incirca 6 metri di larghezza per circa 8 metri di lunghezza. Lo so, è quasi un quadrato, non ha molto senso, ma questa è solo una parte di serra, nel senso che è come uno spezzone preso da un'altra serra e quindi è solo un pezzo. Comunque è sicuramente più che sufficiente per lo scopo che deve farmi a me, e cioè una specie di nursery e in più futuro punto vendita. Una piccola feature sono i fianchi apribili. Quello che vedete laggiù dietro e anche quello che sta qua sono pareti che per metà possono essere arrotolate ed alzate, così che in estate possa entrare molta più aria, altrimenti qua dentro ci si schiatta di caldo e le piantine si afflosciano tutte. Io spero sinceramente di riuscire a produrre il più possibile tutte le piantine per il mio orto qua dentro, e quindi avere una buona areazione era estremamente essenziale. Probabilmente in estate dovrò mettere anche un telo ombreggiante sopra, quello lo vedremo in futuro, però è importantissimo che ci circoli l'aria. Me ne sono reso conto nella mia serra precedente, senza nessuna apertura all'infuori delle porte d'estate era completamente inutilizzabile, perché c'era veramente troppo caldo. Almeno che non vogliate coltivare degli ananas o dei banani, è inutile, non serve, cioè non si può usare una serra che è così calda d'estate. Sistemi di areazione quindi ben accetti, che funziona così. Ok? Salve. Ehi-ho. Ehi-ho. Vi faccio vedere come stanno le piantine e cosa ho in semenzaio. Allora, questo è il carrello che sto utilizzando. All'interno ho messo queste piccole cassette che non hanno il fondo, ok? Cioè il fondo delle cassette, come tutte le cassette, è vuoto, non si vede un accidente, e ho tolto il fondo. Ho messo soltanto questa piccola tavoletta che mi tiene insieme le aste che reggono le cassette, e poi lascio passare l'aria al di sotto dei vasetti. Questo perché questa cosa possa crearmi un effetto di potatura delle radici. Ne ho parlato anche in alcune storie su Instagram, ma soprattutto questi vasetti vi mostro. Questi qua, che hanno il fondo completamente bucato, sono molto utili per questo. Le radici arrivano sul fondo, trovano l'aria, invece di continuare a crescere e spiralizzare intorno, tendono a infittire l'apparato radicale e migliorarlo. Dunque, in questo modo qua abbiamo una prima cassetta di melanzane. Questa e questa sono le stesse identiche melanzane e sono, come scritto qua sull'etichetta, melanzana violetta di Firenze, seminata il 15/1. Questa è del 15 di gennaio, stanno direi bene. Le ho travasate in questi vasetti perché tutte le mie piantine da orto, siccome quest'anno parto con la produzione estiva, le vado a mettere abbastanza tardino, cioè verso maggio, fine aprile, inizio maggio diciamo, e quindi vorrei che fossero già belle grandicelle. Questi invece sono peperoni, questo è il peperone quadrato d'asti, anche questo ha fatto lo stesso tragitto di questa. Ho fatto vaschetta, alveolo, vasetto anche per questo, lo vedete qua, stanno alla grande, mi sembra abbastanza bene. Questi lo travasate in settimana. Questi sono peperoni cruschi. Questi peperoni in realtà non li terrò per me, infatti come vedete sono in vasetti un po' più piccoli, perché potrei darli via, cioè venderli, chi li volesse. E Eddie Lucca tra l'altro mi dica che può venire a prenderseli. Questi e questi sono una cinquantina, non sono tanti, come vi ho detto faccio poco ma faccio bene, ok, quello che riesco. Questo è il mio primo esperimento di porri. Non ho mai seminato i porri, ma anzi ho sempre avuto dei problemi, e oggi ci provo per l'ennesima volta con questi. Stanno venendo abbastanza bene, anche se crescono molto in lunghezza e poco in diametro. Anche questi sono qua da gennaio più o meno, ora li ho travasati qua, forse che era febbraio, non è che siano cresciuti moltissimo, però si sa che sono lenti i porri. Qua ci sono alcune barbe rosse, ok, queste robe che ci stanno rapidamente. Qua ci sono dei pomodori, anche questi andranno probabilmente in vendita. Questi li faccio saltare l'alveolo, faccio direttamente vaschetta vasetto, così da saltare un processo, fare prima e anche farli crescere più rapidamente senza doversi riprendere ogni passaggio. Qua su ci sono peperoncini di cayenne, questi sono miei, infatti vedete il vasetto è un po' più grande, e niente, stanno bene. Qua ce ne sono alcuni e qua sopra altri. Qua invece ci sono dei pomodori che sono esattamente come gli stessi laggiù,
giù, e infatti sono 40, ogni cassetta ce ne sono 40 e quelli là sono 20, quindi in tutto sono 100 pomodori, e è pomodoro lucchese questo. La stessa cosa la farò con il pisano e altre due varietà che metto in mente. Queste sono altre melanzane, sono altre 50 melanzane, sono melanzane, melanzane lunga violetta, viola lunga mi sembra. Seme del mondo dei semi, sono venute molto bene, sono un po' più fragiline al momento perché le ho trapiantate da poco nei vasetti e sono state in semenzaio fino a, appunto, al periodo di trapianto. In semenzaio al chiuso tendono a venire un po' più fragili le piante, mentre quando poi, come vedete, queste sono sempre di Samuele, i semi stanno più nel vasetto e prendono un clima un po' più esterno, piano piano si induriscono e si inspessiscono i tessuti. Queste sono leggermente più fragili, ma presto diventeranno belle, sane e forti anche loro. Qua sul carrello è finito, questi sono i primi pomodori che devo passare da alveolo. Ora non vorrei fare del casino, comunque si toglierebbero abbastanza bene, li passerò da alveolo a questi vasetti. Qua c'è tutto un plateau intero di basilico, basilico ligure, questo è il miglior basilico che ci può essere. Ora devo decidere se questo trapiantarlo in vasetto, un po' più grande di quello però, sempre da vendere anche questo come piantina, o utilizzarlo da piantare direttamente nell'orto. Però da piantare ce n'ho già uno pronto che ho a casa. Questa è dell'insalata che mi è andata un po' estremamente a crescere tanto, è un po' troppa, e dovrei piantarla fuori. Ora vedo, appena smette di piovere, di metterla. Questa qua invece è tutta insalatina da ripicchettare, che devo ancora ripicchettare. Questa è la zona che uso per questa lavorazione, lì metto il terriccio solitamente, un plateau e poi le piantine che piano piano le ripicchetto all'interno. Io ragazzi spero di avervi fatto vedere tutto, vi ringrazio per essere stati con me, aver ascoltato le mie parole, spero di portarvi all'interno della mia storia con me e farvi vedere che tutto si può fare anche quando le cose sono dure, difficili e sembrano impossibili per noi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché ovviamente verranno tutti dei video che vi raccontano come va la stagione estiva in questo nuovo progetto. Vi voglio bene.